Quando pensi alle uova, immagini anche tu grandi spazi verdi e animali felici che razzolano al sole? La realtà, purtroppo, è ben diversa. In Italia, milioni di galline passano una vita orribile negli allevamenti intensivi. Te lo mostreremo in questo video. Negli allevamenti italiani ci sono 37,2 milioni di galline ovaiole. Il 60% chiuse in gabbia. Il 32% in allevamenti a terra. Solo il 3% e il 5% vive in allevamenti all'aperto e biologici. Nel 2017 la produzione totale è stata di oltre 10 miliardi di uova. Ogni gallina produce fino a 300 uova all'anno, quasi una al giorno. Se lo stesso animale fosse tenuto in un contesto naturale, ne deporrebbe meno di 100. Perché queste galline sono il risultato di selezioni genetiche che le hanno trasformate in macchine ad alta produttività. Vengono inoltre alimentate con cibi iperproteici ed esposte a luce artificiale, che ne altera il normale ciclo giorno e notte. E proprio come macchinari, quando la produzione di uova cala, alle aziende non conviene più mantenerle e a un anno e 8 mesi le galline finiscono al macello. In Italia si contano 1.702 allevamenti, quasi la metà in sole 3 regioni. In questi allevamenti lo spazio concesso alle galline è minuscolo. Immagina 13 galline che passano tutta la vita sopra la tua scrivania. Ognuna dispone per legge di 750 cm quadrati, poco più delle dimensioni di un foglio da stampante. Quelle in gabbia non hanno nemmeno lo spazio per girarsi o allargare le ali. Cos'altro si nasconde dietro la produzione di uova? Appena nati, i pulcini maschi vengono scartati e tritati vivi, perché non fanno uova e sono quindi privi di valore commerciale. Alle femmine viene tagliato il becco, in modo da limitare le ferite dovute al sovraffollamento. Stress, cattiva igiene della lettiera e movimento limitato creano fenomeni di plumofagia, patologia che induce a strappare le penne a se stesse o alle compagne. L'assenza di luce naturale provoca inoltre anemia, visibile nelle creste abbassate e nelle zampe pallide, e un generale stato di apatia. Le galline in gabbia perdono le piume a causa dello strofinamento costante contro la rete metallica. Sviluppano problemi alle articolazioni e una crescita incontrollata delle unghie. Quelle allevate a terra, invece, spesso presentano infezioni agli arti inferiori, dovute al continuo contatto con escrementi e urina. Molte galline non resistono a queste condizioni. Negli allevamenti ne muoiono ogni giorno e non è raro che i loro cadaveri vengano cannibalizzati dalle altre. Come hai visto, la realtà non è come la immaginiamo. La produzione di uova è la causa del maltrattamento a milioni di galline. Ma possiamo cambiare questo stato di cose. Scegli di non portare a tavola questa sofferenza.